Cosa pensa un uomo quando una donna smette di cercarlo? Allora, spesso ti sarà capitato che quando hai smesso di cercare un uomo, questo è venuto a cercare te. Prima che eri tu che lo cercavi, che ti manifestavi, che eri disponibile, insomma, o che eri semplicemente disponibile a richiesta e lui fosse un po' scostante, non ti cercasse tanto. Ora, perché capita questo? Beh, intanto devi renderti conto che quando ti spiegherò esattamente quello che succede nella testa di un uomo, ma anche nella testa di una donna, nell'uomo è ancora un po' più accentuata questo discorso. Allora, come ho detto in altri video, noi abbiamo una sfera logica e una sfera emozionale. Queste due sfere logiche e emozionali hanno esigenze diametralmente opposte spesso, o comunque esigenze diverse. Per la nostra parte logica, la cosa importante è, diciamo, raggiungere degli obiettivi, quindi degli obiettivi logico-razionali, no? Ed essere gratificati, cioè, ad esempio, la parte logica, ritiene le emozioni potenzialmente pericolose perché destabilizzanti. Emozione vuol dire energia in movimento. Uno è follemente innamorato, fa delle cose, dice, non ragiona. No, è anche un modo comune di dire, no? Non ragiona, è andato fuori di testa, non capisce più niente, ha le fettine di prosciutto sugli occhi, insomma, perché l'amore è emozione, emozione pura, no? E quindi c'è proprio un modo di dire, volontà del popolo, volontà di Dio, cioè detti popolari sono detti molto utili, che fa capire che non esiste, diciamo, un'emozione positiva, almeno per la parte logica. Anche l'amore, che potenzialmente potrebbe essere un'emozione positiva, viene, diciamo, per la parte logica non è positiva. Perché la parte logica vuole fare tutti i suoi ragionamenti deduttivi, 2 più 2 fa 4, mentre per la parte emotiva, bah, 2 più 2 potrebbe anche fare 4, ma potrebbe essere anche un rituale per togliere il malocchio, potrebbe essere qualunque cosa. È evidente che se noi vogliamo raggiungere dei risultati importanti da un punto di vista della seduzione, dobbiamo o del coinvolgimento, imparare, diciamo, a stimolare questa parte emotiva senza però innescare eccessivi meccanismi di difesa, perché la parte logica è proprio lo scopo, diciamo, di mettere in atto dei meccanismi di difesa, quindi di rimuovere le cose, insomma, magari rimuovi l'amore per una persona, poi dopo ti resta dentro, puoi uscire fuori magari per un'altra, però in quel momento lì lo rimuovi, no? Per quella persona lì. Quindi smettere di cercare deve essere fatto perché dà emozione, perché a livello logico, come dire, tutti noi vorremmo essere cercati, ma quante emozioni compresse abbiamo nel tempo del non essere cercati, del essere stati anche rifiutati? Beh, diciamo da bambini. Molti di noi, beh, pensate ad esempio il rifiuto, un bambino che non è stato desiderato, una bambina che non è stata desiderata, magari da un genitore che manco si ricorda, magari nella vita intrauterina gli ha somministrato il rifiuto, perché la mamma magari è rimasta incinta quando non voleva o quando non poteva o quando non era il momento giusto e quindi non avrebbe voluto portare avanti questa gravidanza, però l'ha fatto. E ovviamente questo ha generato problematiche, no? Poi al bambino che già nella vita intrauterina si è beccato questa emozione di rifiuto, per dire che non si ricorderà mai, però sta lì, oppure appena nato, oppure a 5 anni, a 4 anni, insomma, sentirsi rifiutare anche dal gruppo dei pari, ad esempio, insomma, può essere un qualcosa che si manifesta in mille modalità, in mille forme. Quindi il non cercare, da un certo punto di vista, uguale rifiutare. È evidente che quindi scattano due meccanismi molto importanti. Intanto, se prima tu gli avevi dato presenza
e cercavi, eri disponibile, insomma, quando parlo di cercare intendo essere disponibile, questa cosa qua, ovviamente sarà piaciuta la parte logica, alla parte emotiva no, ma la parte logica sì. E quindi quando tu smetti di cercarlo, vai a dare emozioni che piacciono alla parte emotiva e quindi la parte emotiva tacchi, inizia a trovare tutto molto coinvolgente. Questo non mi cerca più, che bello, mi pompa un po' di emozioni. La parte logica invece entra, dice come mai non mi cerca più adesso, perché qua la parte logica, siccome vuole ottenere l'essere cercato, cercherà di capire e viverà il dubbio alla parte logica. Ma come mai avrò fatto qualcosa? Quindi proietterà qualche cosa. È ovvio che se tu gli dai degli input, delle imbeccate, delle motivazioni velate, la parte logica cercherà, di fare delle cose, no? Per poter ottenere di essere ricercato. E quindi inizierà a fare degli investimenti su di te. Inizierà a proporti non più il parcheggio del cimitero e il kebab da asporto, ma ti proporrà qualcosa di più interessante, non tenendo conto che però più noi facciamo, più noi ci coinvolgiamo, più noi dedichiamo energia a una persona, più noi di fatto ci coinvolgiamo proprio con quella persona alla quale dedichiamo energie. E questo è un'altra cosa che dobbiamo tenere presente, che è veramente un'altra cosa molto molto importante da questo punto di vista. Quindi, noi abbiamo questa grande possibilità, no, di, come dire, smettere di cercare nel modo corretto, però. La cosa migliore è per generare ancora più dubbi, è cercare, o essere disponibili in modo imprevedibile, alternato, perché questo innesca altri effetti, innesca effetti di dubbio, i dubbi danno emozioni, innesca delle gestalt aperte, diciamo così, no? Delle domande, ma perché non mi starà cercando? Ma perché si sta comportando in questo modo? Ecco, queste gestalt, queste situazioni che vanno a manifestarsi saranno delle situazioni che coinvolgeranno, che faranno innamorare. Saranno delle situazioni che ovviamente va fatto tutto. Questa penalizzazione va servita su una sfera logico-razionale, gratificante, cioè dando una motivazione. Cosa pensano gli uomini quando una donna non lo cerca? Intanto inizierà a pensare, avrà trovato qualcun altro. Questo è il primo pensiero che ha un uomo quando una donna smette di cercarlo, avrà trovato qualcun altro, e questo genera anche competizione, perché è ovvio che se un uomo pensa che una donna non lo cerca perché ha trovato qualcun altro, dentro di lui si innesca la competizione. Una delle caratteristiche fondamentali del maschio è proprio quella della competizione, molto di più delle donne. E poi cosa pensa un uomo quando una donna non lo cerca o quando una donna smette di cercarlo? Beh, penserà: non la l'avevo soddisfatta, non sono stata all'altezza, e questo anche va a, come dire, colpire un po' il suo orgoglio di maschio. E quando l'orgoglio di maschio viene colpito, il maschio sente l'esigenza di mettere, come dire, di fare qualche cosa, sente l'esigenza di mettere in atto delle strategie per rimescolare le carte, fondamentalmente, per far partire il tutto. Ecco quindi che tutte queste cose fanno sì che la persona tenderà a coinvolgersi e si coinvolgerà molto di più di quanto la tua perfetta immaginazione possa rendersi conto, proprio per il fatto che ci sono questi meccanismi. Quindi, la vera capacità di sedurre, la vera capacità di coinvolgere è proprio quella di somministrare, diciamo così, queste tensioni. Oggi ti cerco, domani non ti cerco, dopodomani non lo so, essere imprevedibile, non essere sempre disponibile, il tutto condito, diciamo, come dire, da giustificazioni che in qualche modo devi dare, alla sua parte logica. E se poi hai a che fare con una persona che tendenzialmente proietta e che tendenzialmente vive sensi di colpa, il Festival di Sanremo, ci vai a nozze, perché questa persona inizierà a viversi i sensi di colpa,
inizierà a dire forse è colpa mia, forse ho fatto questo, forse ho fatto quello, perché quando perdiamo le cose, alla parte logica non gli va giù, non gli va giù di perdere qualcosa, la parte logica vuole avere sempre, non tollera perdere, non tollera perdere le cose, è un qualcosa che non sopporta veramente. Ecco quindi che bisogna imparare a renderci conto che noi dobbiamo utilizzare tutte queste strategie, dobbiamo utilizzare tutte queste capacità per sedurre, per far innamorare. Soltanto in questo modo noi potremmo ottenere dei grandi risultati. La donna, una donna può ottenere grandi risultati. Quindi evita di cercare sempre gli uomini. Lascia che ti cerchino e oltretutto non essere sempre disponibile quando ti cercano. Fatto nel modo giusto, fatto nel modo corretto, genera tutta una serie di dubbi, come dicevamo, e quindi ti fa apparire più interessante, più attraente, più coinvolgente. E sostanzialmente fai innamorare. Ovviamente il tutto condito dal fatto che devono vederti come la donna giusta per loro, quindi una donna appunto che non sia un puttanone da corsa, che però sia femminile. Insomma, tutte queste qualità sono un po' la condizione sine qua non che devi comunque mantenere, altrimenti, come dire, se vieni squalificata, beh, non va neanche bene quello essere squalificata. Ecco, mettere assieme tutto questo ti renderà veramente una donna molto molto interessante, molto intrigante e farà sì che poi gli uomini si innamorino di te fondamentalmente. Diventerai una donna seducente, capace di coinvolgere, sedurre e far innamorare. Bene. Per questo video è tutto, se ti è piaciuto metti un like, condividilo con i tuoi amici, iscriviti al canale attivando la campanella, così riceverai la notifica dei nuovi video.